Ciao, benvenuti al mio spazio di Maggio dei Libri. Io sono Chiara Pavoni e dedicherò questa puntata a una serie di video di persone, poeti, con cui ho collaborato. Primo fra tutti, Bruno Mancini. E oggi la giornata è meravigliosa, una bellissima giornata di maggio. Ho conosciuto Bruno un anno fa, esattamente il 21 marzo, quindi proprio la primavera mi ha portato Bruno. Bruno, col suo talento, con la sua arte, con la sua poesia di grandissime immagini, di meravigliose emozioni, subito c'è stata una grande sintonia spirituale tra noi. E infatti voglio aprire questo mio spazio con dei brani che io ho realizzato da opere di Bruno Mancini. Non c'è più sogno nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo al muro. Il ricciolo biondo del pupo dondolio di pesci tropicali. Accenderete la vita come un bagliore, un guizzo di serpente corallo, il canto di chimiche meduse. Nella mia vita il sogno, nella mia morte il dubbio. Giunse la telefonata con la quale Gilda accettava l'invito che le avevo scritto sul biglietto lasciato la sera prima alla cassa del bar. Mi sembrò più un atto di cortesia che foriera di felice aspettativa. Nessuno, sono Gilda. Vado a prendere il cupo all'asilo. Poi potremmo incontrarci nel giostro. Alle 5 all'angolo della posta, va bene? Alle... Gilda? Sì, 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 va bene. Benissimo. Tu. La meraviglia, la rapidità con la quale mi aveva contattato. Lo stupore per la docilità del suo seguire il mio desiderio, senza porre domande. La scelta di andare in un luogo affollato, dando adito a pettegolezzi, tutto ciò ed altro ancora, furono motivi che mi convinsero a credere che Gita non aveva capito la ragione vera del mio invito. Avvaloravo l'ipotesi che lei non aveva potuto comprendere né
intenzioni, in quanto non ero stato sufficientemente esplicito. Allucante. Il dottor vuole passare un po' di tempo in giro prima di tornare nel castello. Nel castello della sua libertà. Forse l'ha pensato così. Se il dottore avesse un'intenzione segreta, non avrebbe scritto un biglietto, né tantomeno lo avrebbe consegnato aperto alla cassiera, dandole l'opportunità di leggerlo. Uno che cerca un'amicizia più intima con una donna non le chiede di uscire con il bambino. Sarà in partenza per altri 1000 anni e vuole rinverdire ricordi passati. Per la ragione. 3, 4, 1000 ragioni. Decenni di razionacinanti eccessi avevano inaridito fino a che un mio elementare presupposto di comunicabilità, bravo. Avevo speso gran parte della vita nella peggiore maniera, solo, senza essere solo. La telefonata di Gita seguì lo sferragliante rumore del chiavistello divenuto rugginoso per essere rimasto a lungo inutilizzato. Gertrude, entrando con la cautela e la discrezione di chi non deve disturbare. Dottor, già sveglio? Come mai? Stare bene? Sì. Tutto a posto. Tu? Tu sei mai stata sola? Dottor, per stare soli bisogna essere soli. Io non sono mai stata niente, figuriamoci se mi potevo permettere il lusso di essere sola, stare sola, solitudine. Voi ve la potete permettere, io no. Ho impiegato un secolo per decidermi a fare il primo passo. Senza ribellarmi, ho lasciato quella nostra amicizia giovanile. Il nostro affetto, la reciproca e irriducibile attrazione che ci dominava, scadessero in un algido rapporto tra il dottor e la padrona dell'American Bar. Ho visto il tuo e il mio amore come su quella giostra, girare. Fino a perdere il senso dell'equilibrio. Non porto loro la mano a sostegno. Devo recuperare non solo il tempo perduto, ma soprattutto il coraggio di esistere. Sposiamoci domani. Tu sai quanto ti amo. Così l'avevo detto in una parte. Aspettando che Isidoro terminasse un giro sul trenino. Mamma, mamma, è bellissimo! Ci sono gli indiani, ma li tu! Vuoi fare un altro giro? Vai! Ben gettone all'uomo con la divisa rossa. Vai! Gita non mi aveva chiesto dove ci saremmo sposati o dove avremmo vissuto. Né chi sarebbero stati i testimoni, nessuna domanda relativa al ristorante, al viaggio di nozze, alle foto, agli invitati, bomboniere, addobbi floreali, limousine, paggetti, veli, vedette, musica, cori, coretti, anelli, catene, nulla. Gina aveva iniziato dicendo: va bene. Poi aveva atteso che il poco fosse lontano,
E allora guardandomi negli occhi, e lui sarà mio figlio. C'è più sogno nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo al muro. Il ricciolo biondo del pupo dondolio di pesci tropicali. Accenderete la vita come un bagliore, un guizzo di serpente corallo, il canto di chimiche meduse. Nella mia vita il sogno, nella mia morte il dubbio. Thank you.
conoscere Bruno e conoscere Vila mi ha fatto conoscere anche un'altra grande amica, che è Angela Maria Tiberi, presidente delegato per l'Italia della Dila. È una poetessa sensibile, una grande anima, che in particolare si interessa di figure femminili. E mi ha dato grandissima emozione realizzare questo video sulla figura di Frida, che Angela ha descritto con grandissima sensibilità. Il tuo nome resterà eterno per la bellezza delle tue opere pittoriche. La sofferenza ti ha sempre accompagnata. Fin da bambina, a causa della poliomielite, fosti chiamata gamba di legno. Le umiliazioni le trasformavi in parole dolci, guardando le stelle dell'universo. E le loro risate sarcastiche erano canti di uccelli del paradiso. Il fato era pronto a infliggerti ulteriore dolore, perché una lunga lama entrò dal basso ventre fino alla gola. Ma ti salvasti dall'urto del tram. Rimanesti immobile nel letto. La tua anima era galoppante come ippogrifo e diventasti una vera pittrice nel dipingere il tuo bel viso dagli occhi profondi, sopracciglia arcuate e folte come le ali di un'aquila che spiccano il volo per dimenticare gli orrori delle guerre del secolo scorso, senza mai tregua. Sei la speranza di noi viventi e ci incoraggia ad amare la vita con i suoi dolori e tormenti. Frida, tu rimarrai sempre nei cuori delle generazioni future. Con le tue opere ci riscaldi e ci unisci nell'universo, senza spazio né tempo. E lì, un dì, staremo anche noi. Nel ricordare i tuoi amori e la tua bellezza, che vibra come una foglia mossa dal vento, invitandoci a non stancarci ad amare anche chi non ci ascolta e mai ci dona un gesto di bontà. Angela sa raccontare molto bene non soltanto il mondo femminile, ma anche il mondo degli ultimi, delle persone che in qualche modo vengono discriminate. E sicuramente la sua poesia Amico Rom, con la bellissima musica di Spinelli, che è un grandissimo artista, è un esempio di come lei sappia cogliere queste sfumature delle relazioni interpersonali. Dedicata a Santino Spinelli. A te.
mio dolce insegnante. Dedico la mia canzone, fatta di sogni e di desideri. Ami la libertà e la pace del tuo popolo, unito al mio, non diviso da barriere, non incline all'odio, ma all'amore. Vedi il tuo popolo vagare nei meandri della terra, sotto il sole e la pioggia. Predica l'amore ed è odiato. Non sa impugnare le armi. Ha scelto di amare il suo nemico. Non distingue l'uomo dal colore della pelle. Sorride a chi gli sbatte le porte. Non vuole sentire parole d'amore. Il tuo cuore pulsa di musica gitana. Arriva al mio cuore con il tic-tac delle scarpe del flamenco. Stringi il cuore mio. Siamo uniti a combattere con l'amore chi ci odia, senza una ragione. Noi vinceremo e l'amore eternamente regnerà. Ogni odio cesserà. Sorridi, amico Rom. Mi ha insegnato ad amare. Felicemente noi brindiamo. La pace regna sull'intera umanità. L'olocausto degli zingari. Una tragedia dimenticata. Il grande divoramento. Tra il 1939 e il 1945 morirono 500.000 Rom e Sinti.